genitori devono partire per qualche giorno. E perciò hanno chiesto a zia Prusselius di badare a noi. Che divertimento! Meglio non pensarci. La mamma e il babbo credono che zia Prusselius sia buona, ma non la conoscono abbastanza. Non sanno che è una vecchia zitella noiosa. E poi siamo capaci di badare a noi stessi anche senza di lei. Zia Prusselius non fa che criticare tutto il giorno. E questo per lei sarebbe badare a noi. Sappiamo benissimo da soli quello che possiamo fare e quello che non possiamo. Meglio zia Prusselius qui che andare in collegio, però. Bisogna avere pazienza, è solo per poco. Ciao. Giorno. Ehi, è già arrivata zia Prusselius? Sì, purtroppo. Beh, vedrete che 3 giorni passano presto. Hai già preso qualcosa? No. Sul fondo c'è una barca abbandonata. Sì, l'ho vista, ma credo che non sia più utilizzabile. Posso sempre andare a vedere. Potremmo ripararla, ragazzi. Di fare un naufragio, Pippi. E come? Non credo che esista nessuno che abbia avuto più naufragi di me. Sei capitata anche tu su un'isola deserta come Robinson Crusoe? Certo, le avventure di Robinson in confronto alle mie sono sciocchezze. Mi piacerebbe tanto essere su un'isola deserta, anche solo per un paio di giorni. Non è poi tanto difficile, Tommy. Basta che tu faccia naufragio. Di isole deserte ce ne sono un mucchio. È vero, anch'io ne conosco una. Ce ne sono alcune che stanno sulla terra, ma non sono belle. E per questo si chiamano mezze isole. Non importa dov'è. Tanto zia Prusselius non ci lascia di sicuro andare su un'isola. Dove sei, stellina mia? Non ti trovo più nel ciel. Non riesco più a vederti. Fammi un segno di lassù. Dove sei, stellina? Ehi, cosa è successo? Chi è che si sente male? Male? Credevo che fosse successo qualcosa. Ho sentito urlare così. Tu, piccola cara Pippi, sei proprio comica. Senti, zia Prusselius, Pippi può restare a cena con noi stasera? Lo permetti? Certo che può restare, cara. È bene che la povera piccola Pippi veda cosa vuol dire vivere in una casa normale, vero tesoro? Grazie, zietta. La povera piccola Pippi ne sarà molto onorata. Vi voglio anticipare una sorpresa. Stasera mangeremo un bel minestrone caldo. Meraviglioso! Ho già mangiato qualcosa di simile tra i cureduti. Dove sei, stellina? Io non ti trovo più nel ciel. Non riesco più a vederti. Fammi un segno.
zia Prusselius, canti molto bene. Sembri un gatto che miagola. Ecco qua. Ma è bollente. Mi sono già scottato le labbra. Una buona minestra calda vi farà bene, vero? Questa verdura è un po' duretta. Forse avrebbe dovuto cuocere un po' di più, non è così? Ma che razza di minestrone è questo? Beh, a me non importa nulla. Tanto io ho i denti buoni, come mia nonna, che a 90 anni masticava ancora chiodi e viti. Diceva di poterselo permettere perché non aveva mai mangiato una caramella. Povera nonna. Senti, Pippi, ma di solito che cosa mangiava tua nonna? Chiodi, solo chiodi. Zia Prusselius è proprio matta. Voleva obbligarci a mettere la maglia. E questo in piena estate. È tornata come nuova, Pippi. E come sta bene a galla. Arriva zia Prusselius. Svelto, nascondiamoci. Pippi, cosa fai? Scusa, non volevo, davvero. Aspetta che ti pulisco. No, lascia stare, non ti avvicinare. E se per caso vedi Tommy e Annika, di loro di mettersi queste maglie, capito? Ordine di zia Prusselius. Le maglie devono essere indossate assolutamente. Che faccia caldo o freddo, non importa. Pippi, vogliamo andare su un'isola deserta? Tanto i nostri genitori non ci sono e non lo sapranno. E tu non fare la spia, Annika. No, io voglio venire con voi, così non vi potrò tradire. Oltretutto non potresti mai fare la spia. So troppe cose di te. Allora siamo intesi, domani mattina all'alba salpiamo. Annika, svegliati. Cos'hai scritto? Stai tranquilla e non temere. Noi torniamo domani sera. Pippi starà attenta a noi. I nostri genitori sanno che con lei non ci può accadere nulla. Firmato Tommy e Annika. Bene.
trovati in un uragano. Smettila, Pippi! La nave affonda! Si salvi chi può! No, non fare questi brutti scherzi! Non è uno scherzo! Siamo davvero in pericolo! Meno male, ce l'abbiamo fatta! Adesso siamo salvi! Urrà! Urrà! Siamo salvi! Ma che salvi? Siamo caduti dalla padella nell'abbraccio. L'isola è piena zeppa di indiani. Stai sognando, Pippi? Io non vedo nessun indiano. Dobbiamo arrivarci ad ogni costo. Guardate cosa ho trovato! Una penna di un...